trovi in un minuto a raccontarti e che, in quale ruolo del centrocampo preferisci giocare? Io sono stato cresciuto da allenatore, ho imparato a fare quasi tutti i ruoli del centrocampo e comunque mi piace giocare centrale, avere sempre la palla per gestire un po' le squadre. Gazzetta dello Sport. Ciao, buongiorno. Volevo sapere quali invece sono i tuoi obiettivi con la squadra e a livello personale per quanto riguarda ovviamente un'eventuale convocazione per il Mondiale in Brasile. Se ci speri da questo punto di vista, visto che si parla tanto di cercare un erede di Pirlo in Italia, e soprattutto invece per quanto riguarda il Napoli, se l'obiettivo è quello magari di andare il più avanti possibile in Coppa Italia, in Europa League, o piuttosto cercare innanzitutto il secondo posto in campionato. Ma io credo che l'obiettivo del Napoli deve essere la prossima partita, pensare partita in partita e cercare di vincere la prossima e poi alla fine facciamo i conti, però credo che dobbiamo pensare partita in partita e non pensare tutto allo stesso tempo. Credo che la nazionale sia tutta una conseguenza del lavoro che fai con la tua squadra. Io cercherò di fare il mio meglio e poi starà a Prandelli fare le sue scelte. Corriere dello Sport. Ciao, buongiorno. Una curiosità, tu a Verona sei stato un rigorista impeccabile. Hai già parlato con Benitez di questa possibilità, potresti essere un rigorista anche qua e se sei anche uno specialista di calcio piazzato in generale, in che posizione? No, non ho ancora parlato con Benitez su questo discorso, credo che ci sia comunque un rigorista in squadra e io sono venuto per giocare, poi queste cose credo che col tempo se ne parleranno.